Bentrovati qui in studio con Filo Diretto, siamo qui con l'assessore ai lavori pubblici del comune di Civitavecchia, Mirko Mecozzi. Allora, ci illustri un attimo i cantieri che partiranno a breve. Allora, a breve noi avremo che partirà l'accesso nord, quindi rifaremo dal cimitero vecchio fino a via 16 settembre, si rifarà tutto l'asfalto, rifaremo i marciapiedi, rifaremo l'illuminazione, rifaremo le varie fognature con tutte le caditoie presenti, quindi questo tratto interessato sarà riqualificato proprio totalmente in questo primo intervento. Poi abbiamo intenzione di rifare tutta Piazza Vittorio Emanuele. Quindi lì si farà tutta una bella piazza, vedrete che bella cosa faremo a Qual è piazza. il progetto un po'? Ci dia Ma un'anteprima qui a adesso, Provincia TV. come avete visto lì, la viabilità è molto confusa perché ci sono parcheggi, no? Quindi rifaremo delle aiuole, rifaremo un'area pedonale che può proseguire da Corso Marconi e dare la continuità e cercheremo di snellire in modo più efficace quella viabilità che in questi anni è stata La sempre. interrompo un secondo perché c'è una nuova telefonata che è arrivata qui a Provincia TV. Pronto, salve, in diretta. Pronto? Pronto, salve, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere all'assessore cosa sta facendo per l'arsenico presente nelle acque di Borgata Aurelia. Perfetto, la ringrazio. Lei il suo nome? Solo il nome? Cinzia. La ringrazio. Allora risponderà subito l'assessore Megozzi. Sì, Intanto buonasera. grazie, buonasera. Allora, per quanto riguarda l'arsenico, questo è un altro problema che le passate amministrazioni, devo dire, perché più di un'amministrazione, perché questo, il problema dell'arsenico è dal 2004 che è stato affrontato dalla Regione, non l'hanno mai risolto, che dal 2004 che la Regione dà proroghe, sono state date tre proroghe dal 2004 a oggi per risolvere il problema dell'arsenico nella parte nord di Civitavecchia, perché nella parte nord, quella di Borgata Aurelia, arriva l'acqua da Mediterraneo e il Sitte, e in questa acqua i valori presenti nell'acqua di arsenico sono superiori ai 10 mg. In questo periodo la Regione ha permesso con una deroga, che è arrivata fino a 20 mg, di lasciare l'acqua potabile. Però non è che ha dato questa deroga perché l'acqua era totalmente buona, ha dato questa deroga in modo che i comuni potevano sistemare la situazione dell'arsenico, ma in questi 9 anni, dal 2004 al 2012, non è stato fatto nulla. Quindi a oggi ci troveremo fra una settimana, cioè fra 10 giorni, al 31-12, noi a risolvere il problema. Quindi abbiamo messo in pista la creazione di un dearsenificatore a Borgata Aurelia, noi abbiamo i serbatoi, e questo è stato possibile grazie alla sinergia che abbiamo fatto con l'autorità portuale. Lei sa che abbiamo fatto insieme all'autorità portuale un consiglio comunale dove abbiamo prospettato questa sinergia che tra porto e comune non c'è mai stata veramente. Siamo stati sempre due enti vicini ma separati. Adesso questa sinergia che tutti auspicavano, che abbiamo auspicato tutti quanti insieme in Consiglio Comunale, si sfocia nel primo atto, che è quello di creare, di fare insieme questo dearsenificatore che serve alla città. Quindi io penso che sia un primo passo importante di questa sinergia tra porto comune e autorità portuale, perché è la prima risposta vera che diamo insieme, perché io penso che dare una risposta sull'acqua, sull'arsenico, un problema che sono 9 anni che non ha mai risolto nessuno, quindi questa è la prima cosa che facciamo insieme. Sarà ordinato questo dearsenificatore, che penso che sarà montato a febbraio, metà febbraio questo dearsenificatore sarà montato presso i serbatoi di Borgata Aurelia, però nel frattempo non è. Dato che la deroga scade il 31 dicembre di quest'anno, quindi noi abbiamo già
preparato un piano d'emergenza dal 31 dicembre finché non sarà montato questo deserviatore. Quindi abbiamo previsto di montare dei distributori di acqua Salus, sa quelle che vedete in città che si può prendere l'acqua con la scheda. Allora, saranno montati 3 nuovi distributori. E questi saranno montati a Borgato Reglia, a Piazzale della Madonnina e a Via della Scaglia. E in più a questi, no, con questi distributori noi permetteremo alle famiglie che saranno interessate a questa situazione dell'arsenio di usufruire di questi acqua Salus con una scheda prepagata che noi gli daremo a ogni famiglia con dentro 600 litri d'acqua e che sarà totalmente gratuita perché gliele paghiamo noi, quindi potranno venire nei prossimi giorni a ritirare queste tessere presso i nostri uffici. Infatti questo faremo una conferenza stampa per dire questa cosa. E in più a questo noi già abbiamo delle fontanelle già in funzione, queste però sono libere, senza tessera, che sono già state posizionate a Borgato Reglia, sempre a Piazzale della Madonnina, vicino al Cimitero Nuovo della Bercione di Sa Claudia, a Via della Scaglia e anche vicino alla Fiumaretta. Assessore, lei che cosa pensa del possibile passaggio ad Aceato 2? Ma io penso che l'acqua deve rimanere pubblica, questa è la cosa che io penso. Però bisogna anche pensare una cosa, che i cittadini devono avere l'acqua, perché non è possibile pensare che nel 2012 una persona d'estate vada a casa e non trovi l'acqua. Non è possibile che un cittadino vada a casa e non può bere l'acqua perché non è potabile o che addirittura non può usare l'acqua per cucinare. Quindi adesso si deve fare una valutazione a 360 gradi con tutta la maggioranza e valutare tutto. Perché io dico va bene, oggi sistemiamo la perdita, domani rifacciamo l'oriolo e facciamo l'investimento. Per aprile e maggio è previsto lo svuotamento del bacino del Mignone, che anche quello saranno 700-800 mila euro, però adesso noi dobbiamo fare in maggioranza, un passaggio in maggioranza, e capire quant'è l'investimento per dare un servizio decente a questa città. Non è possibile che i civecchiesi abbiano questo tipo di servizio, perché io capisco che l'acqua i cittadini la pagano, però non è possibile dare un disservizio del genere. Quindi, prima di dire passiamo ad Acea o non passiamo ad Acea, questo bisogna fare un ragionamento. Siamo in grado di portare avanti questo servizio? Se siamo in grado va bene, però se noi non siamo in grado e dobbiamo avere 5 anni di sofferenze e di disservizio dei cittadini, penso che un ragionamento uno lo deve fare. Però questo è un ragionamento che si deve fare con tutta la maggioranza. Uno degli argomenti d'attualità politica è il discorso della condivisione all'interno della giunta Tidei. Ci sono state anche la rimissione, diciamo, del mandato al partito del suo collega di giunta, all'assessore Serpente. Diversi sono stati i consiglieri comunali che hanno sottolineato questo mancato coinvolgimento di tutta quanta la maggioranza nelle sue scelte. Lei che fa parte di questa giunta, quali sono le sue idee? Qual è il suo parere su questa condivisione o mancata condivisione? Io le devo dire che queste sofferenze non le sento. Io vivo tutti i giorni la politica civecchiese, sto tutti i giorni con i ragazzi del PD, con i ragazzi di SEL, non vedo tutta questa sofferenza che si cerca, penso qualche volta qualcuno la strumentalizza questa cosa. Io vedo una bella squadra di giovani politici che hanno voglia di crearsi un futuro, di farsi spazio nella vita politica di Civitavecchia, e sono sicuro che sono sicuro al 100% che questa amministrazione farà tutti i 5 anni insieme. Sicuramente la condivisione c'è e ci sarà. Quindi secondo me sui grandi temi è giusto che ci sia qualche volta un po' di frizione, perché uno non è che la pensiamo tutti uguali, però quando poi si prende una decisione in consigli comunali, i consiglieri sono andati sempre uniti e non c'è stata mai una spaccatura. E in giunta le posso assicurare che tutti i 7 assessori abbiamo sempre votato unanime ogni singolo provvedimento, non c'è stata mai
nessuna spaccatura in No, giù. certo, molto spesso i mezzi di informazione ecco, portano avanti delle strumentalizzazioni su alcuni casi, anche se va detto che c'è stata la questione dell'assessore Serpente che è stata su tutti i giornali, poi alla fine è stato proprio un membro della giunta che ha rimesso il mandato nelle mani del partito, che è un'antica azione che si faceva appunto per dare risalto, per mettere al centro della politica appunto i partiti e non i singoli politici come spesso avviene. Nel frattempo però ci dovrebbe essere un'altra telefonata che è arrivata ai nostri studi per l'assessore Mecozzi. Pronto, salve, in diretta. Buonasera, salve, suo nome? Pino Antonucci. Ah, salve signor Antonucci. Vuole fare una domanda all'assessore Sì, Mecozzi? intanto saluto tutte e due, specialmente l'assessore. Buonasera, Pino. Buonasera, assessore. Te vedo come al solito sempre in tiro. Grazie. Allora, no, intanto a parte tutto voglio fugare ogni dubbio, insomma ti faccio i miei complimenti per quello che per come ti stai muovendo, perché credo che è un atto dovuto. Ma Grazie, Pino. ecco, io sull'acqua volevo fare due considerazioni rapide, una sull'acqua e l'altra su alcuni lavori da fare. Allora, quella sull'acqua, io ho una certa età, siamo arrivati ormai a 67 circa anni e mi ricordo che comunque a Civitavecchia l'acqua è quasi sempre mancata e non è mai stata quasi mai potabile, sì, ma rientrava quasi sempre nei minimi della potabilità, quindi questa è una cosa molto, ma molto, ma molto, molto antica. Mi domando, da come avevi detto tu prima, per quale motivo, non soltanto negli ultimi 10 anni non si è fatto niente per questo settore idrico, ma io credo, ma negli ultimi 50 anni, perché l'idrico di Civitavecchia, poi dall'altro, come hai detto te, è dal 1904. C'era molto probabilmente era da ricostruire un'altra condotta idrica per Civitavecchia. Mi rendo conto che i soldi non ci sono mai stati, ma tant'è, insomma, ai cittadini non è che poi interessano tanto se ci sono o non ci sono. Da un'amministrazione comunale, loro vogliono, da qualsiasi amministrazione comunale, loro vogliono che il loro settore idrico e l'acqua, tra l'altro, prima di tutti viene e poi dovrebbe essere buona e potabile. Io non vorrei che con quello che sta succedendo in questi ultimi giorni questo significhi che possa essere la scusa di passare dal settore idrico da pubblico a privato. Non mi si venga a raccontare che l'acqua se passa Acea rimanga pubblica, perché così non lo è e lo sappiamo tutti. Quindi ricordo all'assessore, ricordo a te, ricordo alla tua amministrazione che comunque la stragrande maggioranza dei cittadini hanno votato nel giugno 2011 affinché l'acqua rimanga pubblica e deve rimanere pubblica. Poi se ce l'avete, se ce la fate, non ce la fate, a noi ci dispiace come cittadini, ma non è un problema nostro. Quindi se voi non ce la fate con i vostri soldi, eccetera, non è che si può permettere, non è che dobbiamo vendere tutto il patrimonio pubblico. Questa è la mia cosa. Quindi l'invito a tener presente che l'acqua deve rimanere comunque pubblica. E qui chiudo. Un'altra cosa, mi ricordo che tu il 26 settembre ultimamente venisti qui a San Liborio, dove io abito, e hai ascoltato i cittadini. Ecco, in quelle cose ti sei impegnato a fare dei lavori, mi rendo conto che anche qui i soldi ancora non ci stanno, però ecco, un lavoro tra l'altro che richiede pochissimo tempo e pochissimi soldi è quella famosa passerella in ferro Passerella. pedonale e via dei Izzi, che secondo me è anche pericolosa. Però Quindi ti ho fatto la strada di via Izzi, signore. che hai fatto? Ti ho risistemato la strada di quella salita. Sì, però non è, però voglio dire, l'anno Anche la scorso però ringhiera. la passerella è sempre arrugginita e scardinata, quindi sarebbe il caso andare a vedere che cosa succede Va in quella bene. passerella. Ultimissima cosa, una proposta, perché a me mi piace fare delle critiche, mi piace anche fare proposte. L'acqua che non arriva comunque a San Liborio Alto, ecco, lì bisogna che prevedete dei serbatoi a monte sopra l'autostrada, perché da sotto l'acqua non arriva mai. Adesso non Certo. arriva nemmeno quella non potabile, tutto sommato. Allora, ecco, l'impegno vorrei che perlomeno nel tempo, nessuno dice magari di diventare
così veloce di quello che sei attualmente, però ti si chiede degli impegni di far costruire serbatoi a monte di San Liborio per far cadere l'acqua caduta e tutte le altre cose che ho detto, tenendo presente, e concludo veramente, che l'acqua deve rimanere pubblica. Grazie. Ringraziamo il signor Pino. Grazie Pino, buonasera. La nostra trasmissione, diamo buonasera. Allora, diverse domande, telespettatore attento che ha puntato il dito su... L'amico Pino è molto attento sulle problemi della città e soprattutto su questi temi importanti. Allora, per quanto riguarda il problema dell'acqua pubblica o privata che diceva l'amico Pino, sottolineava che non sia poi una scusa per passarla al privato, questo discorso che non avete i soldi, no? Allora, io ti faccio fare una riflessione, Pino. Allora, la passata amministrazione, io perché non la voglio, non è che uno può sempre tornare sul vecchio. Però, comunque lei faceva parte come consigliere, no? Sì, ero consigliere. Però ti voglio far riflettere, Pino. Ma pensa, cosa ha fatto per mantenere il servizio pubblico la scorsa amministrazione? Niente, perché non ha investito neanche un euro. Anzi, l'ha proprio tralasciato, si è disinteressata delle condutture idriche della città. E questo è come quando uno c'ha una macchina, no? E ha deciso di cambiarla o di venderla. Che fa? La vernicia, cambia le ruote, non fa niente, la lascia decadere, dopodiché poi dice è rotta, è distrutta, quindi è più facile, no? Gettarla, cambiarla o venderla. Noi non è che abbiamo cominciato così, anzi, noi proprio l'input è stato diverso da parte dell'amministrazione, da parte del mio assessorato e da parte del sindaco, perché le prime risorse, quelle poche risorse che abbiamo avuto a disposizione, le abbiamo impegnate proprio nel servizio idrico, tant'è che abbiamo, ripeto, non voglio essere monotono, ma abbiamo ripristinato l'Oriolo, quindi abbiamo usato dei soldi pubblici per ripristinare l'Oriolo e ce l'abbiamo, abbiamo progettato per questa primavera la pulizia del bacino sud del Mignone che costerà 1 milione di euro, abbiamo puntato a fare il dersenificatore, abbiamo ripristinato centinaia di perdite idriche, quindi questo non è, penso che sia un cambio di passo, no, rispetto alla passata amministrazione, quindi noi caro Pino lotteremo fino alla fine per cercare che questo servizio rimanga pubblico, al contrario penso della passata amministrazione. Per quanto riguarda il serbatoio che diceva Pino della zona alta di San Liborio, è vero, la zona alta di San Liborio molte volte va in sofferenza quando c'è un po' di carenza di acqua, questo è perché per un discorso di quote, perché siccome noi abbiamo i serbatoi l'acqua entra a Poggio Capriolo, quindi per pressione va nelle case di San Liborio e molte volte quando c'è poca pressione lì abbiamo questo problema, però a oggi non mi sento di dire domani facciamo questo serbatoio nella zona alta di San Liborio come diceva Pino, perché purtroppo fare un serbatoio e poi rifornire da lì la parte alta di San Liborio costerebbe qualche milione di euro, un paio di milioni di euro costerebbero le casse comunali, quindi oggi sapendo in che condizioni siamo facciamo difficoltà anche a pagare gli stipendi, quindi non sono un ragazzo che prende in giro né i cittadini né Pino, quindi dico è vero, potrebbe essere questa la soluzione per risolvere la carenza di acqua nei periodi quelli estivi, però adesso Pino vediamo come andremo nei prossimi mesi, il prossimo anno, come saranno le economie, quello che si prospetterà, poi il prossimo anno casomai ne riparliamo di questa cosa, però sicuramente è una cosa che prendo in considerazione perché è giusto che anche a San Liborio questa questione di carenza idrica termini, però posso dire che a differenza dell'altro anno andremo a affrontare la stagione estiva con un anno in più, perché l'altro anno non avevamo l'Oriolo che erano 40-50 litri, il prossimo anno avremo l'Oriolo. In più sono sicuro che riusciremo anche a pulire il Mignone, quindi
quando molte volte c'è stata l'interruzione o dell'Enel, no? Perché purtroppo quando c'è stato lo stacco dell'Enel, lì l'acqua non viene più, quella di HCS, quindi anche lì si interrompe l'acqua, pure se non viene l'acqua per un'ora, due ore nei serbatoi di via Galeone Antonucci, e questo non è che si traduce poi in interruzione di servizio idrico di una o due ore. Poi nel disservizio idrico, nelle case dei cittadini, si tramuta in un disservizio di 12 ore, 24 ore, è questo quello che poi è la differenza tra un disservizio fatto e quello che poi si ripercuote nella città. Poi per quanto riguarda gli incontri che ho fatto a San Liborio, il comitato dei quartieri che si stanno creando in questo periodo, e tanti altri ne ho fatti, poi ne parliamo dopo casomai. E il 26 settembre ho contato il comitato dei quartieri di San Liborio, lì i cittadini mi hanno fatto delle richieste proprio lecite, che sono dalla buca, che sono dalla perdita idrica, che sono dalla strada di Veizzi e che sono, come anche Pino mi aveva chiesto, la passerella, sì, lo dico, lo ammetto, mi aveva chiesto da pitturare quella passerella. E ancora non è stata fatta, Carolina, perché abbiamo pensato prima di risolvere tutte quelle urgenze, quelle perdite idriche che penso che erano... per voi erano molto importanti, perché mi hanno sollevato il problema e mi hanno detto che erano molto pericolose per voi, e le abbiamo fatte. Abbiamo fatto vari tratti di strada, abbiamo fatto tantissime caditoie, abbiamo pulito tantissime caditoie e abbiamo fatto quella strada di via Izzi che era veramente pericolosa. In un primo momento l'avevamo sistemata con un po' di asfalto a freddo e la scorsa settimana invece siamo andati lì, l'abbiamo fresata e l'abbiamo risistemata. Però non ci fermiamo qui, perché la politica del mio assessorato, come ho detto prima, dato che non ci saranno più quartieri di serie A e quartieri di serie B, io avrò massima attenzione anche ai quartieri periferici. Io poi vengo da un quartiere di periferia, perché io sono andato a Campo dell'Oro, e sabato inauguriamo un quartiere lì a Campo dell'Oro, abbiamo risistemato, abbiamo completato la riqualificazione del quartiere a via Bisozzi. Andremo lì e lo inaugureremo sabato alle ore 16 e poi nei vari quartieri periferici abbiamo progettato degli interventi, delle opere pubbliche. Per esempio a Campo dell'Oro faremo un cinema all'aperto e riqualificheremo tutto un parco per ridare anche lì, no? Il senso di vivere bene nei quartieri periferici, perché a Campo dell'Oro è stato sempre visto come un quartiere dormitorio. E io ci sono vissuto, non c'era niente, per fare qualcosa dovevi scendere in città. Invece dobbiamo far rinascere i quartieri e ridare dignità anche ai quartieri di periferia. Le faccio una domanda per vedere proprio come funziona l'assessorato e le segnalazioni. È andato su tutti i giornali, c'era una perdita d'acqua presso il parco di San Gordiano, il parco Iuri Spigarelli, sì. Una perdita che è andata avanti per tantissimi giorni, sono arrivati anche segnalazioni ai giornali, quindi immagino che sono arrivate anche all'assessorato. Sì. Allora, dopo quanto parte l'intervento e perché non parte immediatamente e come si fa a risolvere un problema di quel genere? Allora, le dico come funziona. Noi abbiamo una lista di perdite, all'inizio ne avevamo 120, quindi ti dà una priorità, quindi per esempio in questo periodo che rischiamo di avere freddo e ghiaccio, tu vai a sistemare le perdite, quelle che stanno in discesa, quindi lì potrebbero essere poi causa di incidenti e via dicendo. Quindi diamo una priorità. In un momento di difficoltà, quando stavamo all'inizio, eravamo una squadra che poteva fare una, due perdite, abbiamo cercato di andare in quelle più vistose, in quelle che si sono create anche degli avvallamenti stradali, quindi abbiamo levato il pericolo per le autovetture, per i motorini che potevano cadere dentro e fare degli incidenti. Poi priorità noi cerchiamo di dare un minimo di priorità e speriamo che ci indoviniamo. Questa è quella non è che diciamo andiamo prima a San Liborio perché ci stanno più simpatici quelli di San Liborio o quelli di Campo dell'Oro o quelli di via Galeone Antonucci. Perché dove andavi le trovavi le perdite. Io l'ho trovato ovunque, via Guido Baccelli, quindi a mano penso. Che se lei basta che pensa dove passava, andava a San Gordiano, le trovava. Quindi abbiamo cercato di fare una settimana ci concentravamo su San Gordiano, una settimana su San Liborio, era questo che facciamo. E poi se c'erano delle perdite che si prospettavano come un pericolo per l'incolumità
dei cittadini che venivamo, lo aspettavamo. È stato risolto il problema San Gordiano di quella perdita? Guarda, io ce l'avevo nell'ordine di servizio, perché noi diamo settimanalmente o ogni 10 giorni l'ordine di servizio di andare a fare le perdite, ce l'avevo in quello nell'ultimo ordine di servizio che abbiamo fatto in assessorato. Adesso se è stato fatto o non è stato fatto, non lo so. Io spero che sia stato fatto, però se non è stato fatto sarà sicuramente fatto nei prossimi giorni. Allora, noi ringraziamo l'assessore Mirko Megozzi che ha risposto alle nostre domande e quelle dei telespettatori, anche facendo delle promesse per i prossimi giorni. Io ringrazio anche i nostri telespettatori che hanno seguito Filo Diretto. L'appuntamento con Filo Diretto è alla prossima settimana. Detto questo, buona continuazione con la programmazione di Provincia TV.